Partita Atalanta-Genoa, primo tempo. Allora, è stata proprio una partita di quelle noiose, almeno in questo primo tempo c'è stato davvero poco, c'è poco da dire perché è stata veramente una partita di studio, partita tattica, mi viene da dire, con le due squadre che si stanno studiando, però tiro in porta, ora li vado a controllare. Ti rimporta 4 per l'Atalanta e 1 per il Genoa, ma mai un'azione interessante. Cioè, di questi 4 tiri dell'Atalanta, nessuno, a parte forse uno, è stato veramente interessante. E anche se guardiamo i gol attesi, siamo più o meno lì. Con il possesso palla l'Atalanta sta dominando, però abbiamo visto in generale un'Atalanta che nei primi 15-20 minuti ha fatto un po' più di fatica con un Genoa un po' più offensivo, mentre poi dal 20esimo/25esimo minuto abbiamo visto un'Atalanta diversa, abbiamo visto un'Atalanta più coraggiosa, però poca roba. Cioè, l'Atalanta secondo me è una squadra che per i giocatori che ha potrebbe anche arrivare in Champions, paradossalmente, però con le coppe europee e con anche magari Gasperini che in alcuni momenti sbaglia secondo me le scelte di formazione, secondo me l'Atalanta non ci arriverà, però è una squadra discontinua perché regala ottime prestazioni, mi ricordo quello col Monza 4-0, mi ricordo comunque con lo Sport di Lisbona ha fatto una partita di tutto rispetto, ma ha degli scivoloni, come per esempio la sconfitta contro il Frosinone, la sconfitta con la Fiorentina, la sconfitta contro la Lazio, una squadra molto discontinua, l'Atalanta, che ha dei buoni giocatori, ma oggi sta un po' faticando. Nel senso, il Genoa è una squadra forte, perché il Genoa ha i giocatori per comunque mettere in difficoltà l'Atalanta, però tipo Malinowski, che io sto vedendo in queste prime partite, comunque io il Genoa lo sto vedendo spesso, mi sembra un giocatore sacrificato, mi sembra un giocatore che deve giocare molto più vicino alla porta. Cioè Malinowski per me non deve essere una mezzala, perché il Genoa viene utilizzato come mezzala, però Malinowski deve giocare trequartista, deve stare vicino alla porta, perché se metti Malinowski mezzala lo sprechi. Cioè secondo me non ha senso mettere Malinowski mezzala, cioè guardate la sua heatmap, cioè sta molto dietro, insomma Malinowski è molto sacrificato, non ho capito perché, ma non solo in questa partita. Mi sta piacendo comunque la difesa del Genoa, che sta concedendo poco, però lì davanti serve più sostanza. Ekubal e Gudmundsson stanno faticando. Gli esterni non hanno mai fatto un cross, a differenza dell'Atalanta che è andata forse un po' più a sinistra che a destra, perché Ruggeri è sempre un titolare, un giocatore affidabile, ma anche l'Atalanta non mi è piaciuta. Meglio il Genoa, perché comunque veniva a Bergamo e comunque non soffrire per 45 minuti è sicuramente una cosa molto positiva. Mi aspetto di più dall'Atalanta, anche perché non avevi le coppe europee in settimana. Sì, ok, quando ci sono le soste nazionali le partite sono sempre molto imprevedibili, però anche da Scamacca mi aspetto di più. Cioè poca sostanza anche a centrocampo, Ederson e De Rons, partita un po' anonima. Zappa Costa, me, insomma, anche De Ketter era abbastanza in ombra fino a questo momento. Post partita Atalanta 2, Genoa 0. Fine partita. Allora, l'Atalanta vince. Per l'Atalanta era fondamentale vincere. Era fondamentale vincere questa partita. L'Atalanta stasera non mi è piaciuta particolarmente. Secondo me l'Atalanta ha fatto una prestazione da 6 complessivamente, forse 6 e mezzo, se vogliamo, ma è stata un'Atalanta scarica, molto stanca secondo me, un'Atalanta anche un po', come posso dire, un'Atalanta molto più, molto diversa dalle prestazioni che ha fatto contro altre squadre quando ha vinto, intendo. Cioè questa vittoria per l'Atalanta ha un significato molto molto importante. E rispetto ad altre prestazioni, per esempio rispetto alla partita contro lo Sporting, rispetto alla partita contro le altre squadre delle quali ha vinto, questa è stata la prestazione secondo me meno convincente, ovviamente quando l'Atalanta ha vinto. Però ripeto, l'Atalanta doveva vincere, non sempre si può giocare bene.
Purtroppo le persone non lo capiscono, però nel calcio non puoi sempre giocare bene. E se tu ti vedi una strategia inizio gara, c'è comunque un'importante possibilità che poi la devi modificare, perché non tutto va nel verso giusto, anche se lo programmi. E perché una squadra si chiude bene, insomma, il calcio non è solo il bel gioco come tanti dicono, ma è molto altro, molto molto altro. E abbiamo visto un Genoa che difensivamente ha fatto una buona partita nel primo tempo, nel secondo meno, decisamente meno, perché l'Atalanta secondo me nel secondo tempo mi è piaciuta di più. Lookman poteva fare due gol se non fosse stato comunque per la grande prestazione di Leali, che prima da titolare, buonissima prestazione, poi in generale appunto l'Atalanta nel secondo tempo, specie i primi 20 minuti, ha giocato meglio, ma non è stata un'Atalanta convincente al massimo. De Ketelaere e Scamacca un po' in ombra, decisamente meglio Lookman, MVP in campo, e segna appunto il primo gol della gara intorno al 70esimo, cross dalla destra, Lookman arriva, gol poi da terra dopo che si era... Dopo che comunque si era, no, non dico buttato, però Lookman all'inizio era finito per terra, si era alzato, gol. Dragusin, secondo Dragusin c'era un tocco di mano, l'arbitro annulla il gol perché anche lui ha visto un tocco di mano. Poi dopo un check di 3-4 minuti dalle immagini si vede come Lookman non l'abbia toccato di mano, anche perché ragazzi, se si annullava quel gol lì eravamo veramente allo scandalo, cioè eravamo veramente allo scandalo. Vabbè, dopo l'1-0 l'Atalanta secondo me si rilassa un po' troppo, perché comunque il Genoa, nonostante una partita lì davanti molto povera, perché il Genoa oggi mancava un attaccante serio, con tutto il rispetto per Ekuban, ma mancava un attaccante serio, l'assenza di Retegui è stata pesante. Però il Genoa ha avuto la più grande occasione della partita con Albert Gudmundsson, che qualcosina ha fatto, anche se poteva fare un pelo di più, negli ultimi minuti finali, paratone di Carnesecchi, che secondo me deve essere il titolare, perché Musso mi sembra un portiere normale, Carnesecchi mi sembra un portiere più forte. E gran parata di Carnesecchi dopo contropiede Atalanta su un errore del Genoa, e 2-0 di Ederson che chiude il match. Nulla, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.